Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi siamo qua con un nuovo episodio di Quantum Break per andare avanti nella nostra avventura dopo aver concluso il secondo atto nell'ultimo episodio. Per cui direi di partire subito senza tanti preamboli. Il futuro mi sembrava così chiaro mentre rivivevo il passato. Una volta tornato al giorno della mia partenza è cambiato tutto. Non ho avuto altro a cui affidarmi, se non il piano e le visioni. Sapevo che Jack sarebbe venuto. L'avevo già visto. Ma non sapevo il perché esattamente. O come sarebbe finita. Eccolo là. Avevi ragione. Le mie visioni del futuro non sono sempre chiare, ma non mentono mai. Riguardo alle menzogne, Joyce dice di avere la macchina del tempo di suo fratello. Noi l'abbiamo cercata 17 anni e Joyce l'ha trovata in meno di un giorno. Già, non è verosimile. Comunque, quella macchina esiste davvero e non sappiamo cosa gli abbia detto suo fratello. Se davvero ha trovato la macchina di William, perché si è rivolto proprio a te? O il sentore sia una trappola? Forse, ma la macchina è nascosta là fuori. E abbiamo tutto l'interesse a capire dove. Se Jack lo sa, devo parlare con lui. Dottor Joyce ti avrebbe aiutato a svelare l'arcano. William sapeva troppo, si sarebbe rivelato un ostacolo. Credi che quella testa calda collaborerà più di quanto non abbia fatto suo fratello? La tua mente è offuscata dal ricordo della vostra amicizia. Non renderla una faccenda personale. Non lo è. Ricorda perché ci troviamo qui. Dopo quello che è successo, la nostra gente ha bisogno di sapere che è ancora tutto sotto controllo. Soltanto tu puoi convincerli. Lascia che mi occupi io di Joyce e concentrati sul tuo discorso. Conosco la posta in gioco, Martin. Ma se Paul Serin non fosse poi così cattivo come pensiamo e che il cattivo fosse questo qua... Non muovere un muscolo. Questo Martin... Io penso che siamo tutti condizionati un po' troppo dal trono di spade in cui Ed Paul è cattivo. Qui. Volevo vedere di persona come se la passano i pazzi traditori. E non potevo rifiutare un invito così allettante. Come risolverai la questione? Ah. Avrei potuto parlare con Jack e spiegargli la verità, o affidarlo nelle mani di Edge per dedicarmi totalmente alla guida della Monarch. Allora, vediamo cosa. Insomma, come ci prospettano le due scelte. Sono stato nel passato, cercando di cambiare le cose. Rispondi a questa domanda. Un tempo mi fidavo di Jack più di chiunque altro. Era la mia occasione per aiutarlo a comprendere la verità. Che cazzo vuol dire che nessuno ha visto l'attentatore? Ma se non fossi stato io a tenere il discorso, il mio impero sarebbe crollato come un castello di carte. Poi, proviamo quest'altra. La speranza conduce sempre a un errore di calcolo. E come noi ben sappiamo, Joyce, l'errore di calcolo conduce alla catastrofe. Ecco perché mi rivolgo a te, signor Joyce. Ma per il mio vecchio amico sarebbe stata la fine. Morto e sepolto, come il resto del mio passato. Questa sera festeggiamo la vittoria contro l'oscurità. Stasera festeggiamo perché io ho promesso a tutti voi che saremo pronti. La mia presenza avrebbe rafforzato la Monarch. Il piano si sarebbe svolto come previsto. Tosta. Cavolo. Ma io non posso uccidere Jack. Cioè, non posso far uccidere Jack. Io vado su sentimenti, devo seguire il cuore. Martin, ho bisogno che tu pensi al discorso di stasera. D'accordo. Jack e io dobbiamo parlare di molte cose. Sì. Avremo fatto la cosa giusta? Thank you.
Ho visto a cosa porta. Sono arrivato alla fine del tempo e ne sono fuggito. Tornando fino al 1999, dove tutto ha avuto inizio. Ho cercato di cambiare le cose, ma i miei sforzi portavano gli eventi ad accadere identici. Dunque, ha scelto di indurre Serena a concentrarsi sulle sue questioni personali, così come la comunità, più o meno. Sono curiosissimo di vedere a dove porta sta scelta, però. La festa della Monarch era ben sorvegliata. Hai corso un bel rischio a entrare nella tana del lupo. Per rapire la dottoressa Amaral non restava che agire dall'interno. Beth Wilder, ti sei fidato subito di lei. Avevamo interessi in comune. E non serviva altro. Bastavano quelli. Bene. Stavo quasi cominciando a perdere le speranze di vederti, bellezza. Perché non stai zitto e aspetti che siamo in intimità prima di iniziare? Ok. Mi liberi da questa sedia. Smettila di agitarti. E ti servirà questo. Quindi erano d'accordo perché lui si facesse catturare, fondamentalmente. Ma la chiacchierata con Serin? Non c'è? Molto gentile. Certo. Com'è la situazione là fuori? Sono un po' confuso. Non si preoccupano più di te. Sono tutti concentrati sulla festa. Il tuo assurdo piano funziona. E la dottoressa Amaral? Non sono sicura. Sarà alla festa o nel suo ufficio al laboratorio di ricerca su quest'isola. Controllerò al galà. Quindi vuoi bere champagne mentre io mi infiltro in una base di massima sicurezza? Hai pensato proprio a tutto. Ti tengo uno stuzzichino. Ah beh, in questo caso. Ci manca decisamente qualche dettaglio e non ho capito dove dovrebbe essere sto dettaglio. Non possiamo uscire insieme dalla porta d'ingresso. È il modo più semplice per arrivare al laboratorio di ricerca. Ho disattivato i sistemi di sicurezza sul retro, ma restano le guardie. Chiamami quando hai finito. E Jack, conosci la posta in gioco. Non si tratta solo di vendetta. Non sono qui per Paul. Io sono sempre più confuso. Ehi, sta scappando! Sì. Mamma mia. Durante uno scatto temporale premi B per effettuare una versione mischia. Ce l'ho. Mamma mia, gliel'ha dato piccolo. Cazzo, quella farà male domani. I miei poteri stavano crescendo e riuscivo a controllarli sempre meglio. Era incredibile. Che diavolo ha progettato queste porte? Ok, devo muovermi in fretta se voglio passare. Ok. Ennesimo potere, ne abbiamo 800.000. Beh, qui è a posto. Adesso? Dunque, a rigor di logica, con lo scatto temporale dovrei essere in grado di superarla sta parte. Mamma mia, ma che spettacolo! Avresti potuto avvertirmi, Beth. Ok, come arrivo a quella torre radar? Qua c'è qualcosa, secondo me. Sì! Evviva! D'accordo.
D'accordo. Vabbè, dopo ci pensiamo. Decisamente meglio. E su. Non reggerà mai finché non ci passo anch'io. Oh sì, no, infatti. Come supponevo. Riproviamo. Sì, vabbè, ma... Ecco. Così forse evitiamo drammi. Ecco. A posto, andata. Non so come spiegheremo alla gente quel che è successo al bacino. Ehi, là c'eravamo solo noi. Ma sì, proviamo. Volevo fare esattamente quello. Mamma mia, che spettacolo sta cosa. Chissà se avrei potuto fare una doppia eliminazione, ma... Il tempo era infantumi qui. La Monarch aveva costruito sui resti di un forte della Seconda Guerra Mondiale. Perché proprio quell'isola? Era collegata alla terraferma da vecchi tunnel sotterranei. Il luogo ideale per un laboratorio di ricerca segreto. La linea temporale del vecchio cannone sembrava instabile. Potevo modificarla. Bel posto su cui puntare il cannone. Stavo pensando. Vai. La Monarch prevede che le stasi aumentino di frequenza. Se una colpisse mentre prendiamo la dottoressa Amaral... Non potrai muoverti. Sì, lo so. È un rischio. I soldati della Monarch indossano dispositivi antistasi. Anche la dottoressa Amaral ne avrà uno nel suo ufficio. Darò un'occhiata. Forse riesco a procurartelo. Allora... Qua mi sa che è un po' più tosto del solito. Ho sentito che Serena ha parlato con Joyce. Sì, ha seguito la questione personalmente. Secondo alcuni è perché entrambi hanno dei poteri, se vogliamo chiamarli così. Ma sì, entriamo col botto. Allerta, c'è un intruso! Dunque, c'è un bel cecchino là, fa piacere. Dunque, io farei così. No. Ho sbagliato drammaticamente. Tocca prendere il cecchino, ma tipo troppo. Se non mi libero di quello diventa complicato. Vado. Avanzate sul bersaglio. Sparate a vista. Perfetto, ci risiamo. Chiudo. Occhi aperti, dobbiamo trovarlo. Mamma mia, tosta sta parte. Ah, poi morì. Ah, era l'ultimo. Bene. Grazie, Beth. Beth, sono alla torre radar. Dov'è il laboratorio? Sotto i tuoi piedi. È una struttura segreta. Per scendere usa l'ascensore interno. Ma scherziamo? Cos'è, il covo dei cattivi di James Bond? È anche peggio. E attento a non cadere nella vasca degli squali. Buonasera. Cazzo. Vi aspettavate un tipo così affascinante, lo so. Purtroppo il signor Sirin... Il discorso è iniziato. Diamo alla Monarch il pubblico che merita. Ad assicurarsi che il nostro percorso non conosca ostacoli. Ed è per questo che siamo qui. Ma dov'è Paul? Cioè, mi ha detto... Dobbiamo farci una chiacchierata. Dov'è?
Ehi, Beth, sto scendendo nel laboratorio. Ok. Qui alla festa c'è un po' di confusione. Sul palco è salito il braccio destro di Serin. Lui invece ha dato buca. Sì, Paul non ce l'ha fatta perché era troppo impegnato a confidarsi con me. Ma quando? C'è qualcosa che non mi torna. Non mi torna proprio. Vabbè, spero che lo capiremo andando avanti, perché... Jack, la rete di sicurezza del carro si è attivata. Sanno che sei... Bene! Inizio della danza. Non mi dire. Mi serve copertura! La vedo malissimo, devo dire la verità. Cazzo. Non... ecco. Posso uscire. Fuga. Dunque... L'ufficio della dottoressa Amaral è al piano di sopra. Ok. Tutti che mi sparano, ma se io facessi tipo... No, non posso risolvere il problema prima che... Dunque, usa il blocco temporale per superare gli oggetti stabili, vabbè. Benissimo. Qua stanno cercando me. Quindi piano di sopra, scale a destra. Ma come? Possono essere più frequenti. Vabbè, folle sta cosa. Fermo. Non te muove. Fermi tutti che c'è il Cronon. Devo entrare qua. Devo entrare assolutamente qua. Come ci passo? Non ci passo. Sfondo. No, non si rompe. Dunque, vediamo. Faccio un giro largo? Che succede? Sembra che mi prosciughi. Soppressione di Cronon all'uno ai tuoi poteri. Disattivati e allontani da loro. Raggio azione per acquisire la tua abilità. Vabbè, spegniamo. Così va meglio. Perché diavolo hanno affari del genere? Assorbite i miei poteri. Noi li chiamiamo soppressori di Cronon. Non si riesce a fare minimamente quello che avevo in mente, ma... Come non detto... Quando Paul è venuto a trovarmi in cella, ha definito il tempo un circuito chiuso. Credeva che la frattura fosse inevitabile. Ma di fronte a quell'enorme struttura mi sono chiesto... Se il tempo sta per finire, perché tutto questo? Allora, dov'è che devo andare? Di qua? Mi sa di no. Trova l'ufficio. Sa che l'ho trovato. Non promette per niente bene. Vabbè, tipo il diavolo. Merda. Io com'è che dovrei uscirne? E quello che cazzo era? Allora, vado. Perché non ho poteri? Calma e sangue freddo.
Aiuto! Deve pure esserci un cazzo di punto debole. La schiena! È sempre la schiena il punto debole! Panico totale. Rigori. No! C'ero qua. Addirittura. Allora. Calma e sangue freddo. Gli passo dietro. Passo dietro. Morto? Sì, è morto. Dio grazie. Mamma mia, allora, due scariche sulla schiena per quello che osso. Era evidente che la Monarch avesse passato anni a sviluppare la tecnologia al Cronon. Erano preparati alla frattura. E nulla sarebbe stato possibile senza l'RC. Non mi danno munizioni per la mitraglia. Allora mi tocca cambiarla. Prima di andarcene. No. Non me lo cambio, vabbè. Ok. Dunque adesso, da che parte devo andare? Trovo l'ufficio della dottoressa. È sotto volte. No, qua è da dove sono venuto io. L'ufficio sta sopra e per arrivarci servirà una scala. Che però non vedo. Ah, ecco. Un pannellino. Oh, ciao. Salta. Perché? Ah, è tipo ascensore. Pensavo di doverci saltare sopra. Forse potrei uscire da qui. Poi, detto questo, io devo saltare dall'altra parte, semplicemente. Piano piano. Che se no ci si resta. Non credo che i dipendenti passino da qui. E faccio il giro. Allora. Un salto basterà? Speriamo. Ok. E un altro salto. Bene. L'ufficio della Amaral deve essere vicino. Niente allarmi. Sembra che nessuno qui abbia saputo del casino che ho combinato per entrare. Brava Beth. Guarda, c'è una fonte di Cronon lì sotto. Come ci arrivo? L'ufficio della Amaral. Ah, eccoci. Credo sia quello che voleva Beth. No, merda. La Amaral è alla festa. La stasi non durerà a lungo. Devo trovare un modo per arrivare alla festa. Allora, soggetti con funzione d'onda disgregata dal Cronon. Molto di ciò che sappiamo sui polimorfi a basi puramente teoriche, in effetti le nostre conoscenze derivano dalle osservazioni del signor Serin e dai pochi esperimenti condotti sull'unico soggetto che siamo riusciti a catturare. I polimorfi sembrano privi di presenza fisica, i dati che stiamo raccogliendo appaiono frammentati e contraddittori, come se innumerevoli versioni del soggetto occupassero all'unisono lo stesso spazio. Vabbè, qua è fortemente fisica e tecnica, non ve posso leggere tutto, se no facciamo notte. Qua è l'ennesimo documento interminabile. Io veramente faccio veramente fatica a capire perché
la narrazione sia così frammentata e frammentaria è qualcosa che non mi piace. Amaral aveva cercato di avvertire Paul. La fine del tempo era alle porte. Mancavano meno di 24 ore. Serin credeva che il processo sarebbe durato anni, ma a quanto pare si sbagliava. Avete finito di chiacchierare? Beh, ennesimo iper mega documento che vi risparmio. C'è un modo di scendere? Che dite? Comunque devo dire adesso, a posteriori, considerato tutto quello che abbiamo visto fino adesso, tante cose mi sono piaciute. Però al tempo stesso capisco inevitabilmente il perché di tante critiche. La copertura di Beth non avrebbe retto a lungo. Dovevo darglielo alla festa prima che fosse troppo tardi. A livello narrativo è molto ben fatto, ma le scelte narrative non mi piacciono per niente. Le trovo pessime in tante occasioni. Una trama troppo articolata che hanno voluto affidare troppo ai documenti. Armi progettate per funzionare nelle stasi. Paul aveva le idee chiare. Il tempo sarebbe finito, le armi no. Bene. Non posso uscire? Sì. Ok. Che sia di qua? La tuta militare della Monarch era ingombrante. Nell'ufficio della Amaral ne avevo trovata una più leggera. Sembrava un modello per civili. A occhio è di qua. Allora, dunque, dove devo andare? Una TV. No, una lavagna. L'arca, situata nel quartier generale Monarch, accesso precluso fino all'attivazione, completamente antistasi, alimentata con particelle di cronon estratte dal punto zero, duplice obiettivo, garantire la sopravvivenza della razza umana e trovare il modo di riavviare il tempo. Capacità limitata, persone selezionate in base a capacità vitali. Si richiede la massima discrezione. Nota, cambio di programma, il discorso introduttivo sarà tenuto dal signor H invece che dal signor S. Quest'ultimo interrogerà Joyce. Bene. C'era un'altra cosa qua? No. Pensavo che il lavagnone ce lo facevano leggere. Di qua non si va a passare. Andiamo di qua. No, vabbè, su per le scale, l'unica. Non trovo altre vie. Garage. Sarebbe una via d'uscita. Un po' di cronon, no. Ah, forse sì, fermi tutti. Sì, trovato. Allora, siccome è un po' che non ci potenziamo, quasi quasi, diari e potenziamenti. Dunque, abbiamo punti disponibili 5. Incrementa il raggio del blocco temporale. Oppure incrementa la durata del tempo di concentrazione, oppure rallenta ottimamente lo scudo del tempo quando attivi uno scudo temporale. Mi piace questa. Voglio essere un tipo molto difensivo. E poi incrementa il raggio dei danni dell'esplosione temporale. Questa mi piace. No, costo 2, niente, come non detto. Non mi piace più. Ok. Qua usciamo. Bastava attraversare il garage. Sembrava una passeggiata. Aprire il fuoco! Che non lo sapevo! Merda. Vabbè, c'è una cosa sola da fare. Niente. Niente, l'ho gestita malissimo. Qua, veramente pessima. Riproviamo. Attraversare il garage. Sembrava una passeggiata. Merda.
quello sta a posto. Ci siamo liberate. Dove stanno gli altri? Via via. Fugozzo. Quanti ne mancano? Avanzo sul bersaglio. Due. Bersaglio avvistato. No, ne mancano. Ne manca un altro là. Arrivo. Arrivo. Super corsa. Non si sa bene cosa abbia fatto, ma. In culo, aiuto. Ho paura che l'allarme mi complicherà la vita. Devo andarmene da qui. Una pistola normale. Perché... c'ho un culo clamoroso quell'altra. Allora, niente, non c'è un attimo di pausa. Merda. Aiuto. Ok. Beh, si è messa molto bene, devo dire. Dunque, scudo. Ah, vabbè, pensavo sarebbe stato molto più impegnativo, invece. Ora si ragiona. Apri, apri. Beth, ti ho preso il dispositivo, ma la dottoressa Amaral è alla festa. Sì, l'ho appena vista. Mi fai da cavaliere? Mettimi da parte quello stuzzichino. Arrivo subito. Pare sia stato un traditore a sparare a Edge. Potrebbe essere la nostra occasione, ma Serena ti sta cercando. Ricorda cosa abbiamo detto. Io lo terrò occupato, ma tu passa alla frequenza della Monarch per evitare... Beh, ho compagnia, ci vediamo alla festa. Ma perché parlano di cose che io non vedo? Chi ha sparato a Ash? Spara, spara, spara. Via. Fuga, fuga, fuga. Più veloci del vento. Il panico più totale. Ti possiamo fare malissimo. Oh, bene. Allora. Quanti ne mancano? Uno. Sei mio. No! Questo era l'ultimo. Ok. Tosta qua, molto tosta. Allora, trovo un'uscita dal laboratorio, credo di qua da dove sono venuti loro. Infatti. Come sospettavo. C'è qua una radio. Vabbè, qua allontaniamoci. Mi servono le coordinate di Joyce il prima possibile. Il comandante Monarch è sulle sue tracce. Qui dimora 5. L'ho appena visto entrare nel tunnel all'esterno del cortile della festa. Beh, sto arrivando. Ha sbaragliato tutti i miei uomini. Richiedo rinforzi. Ancora. Un'altra mega stasi? Niente, non posso salire. La villa della festa era di fronte a me. Dovevo solo capire come raggiungerla. Alla Nathan Drake. Avevo individuato il campo energetico di un altro soppressore della Monarch.
rischiava di assorbire i miei poteri. Dovevo disattivarlo. I miei poteri non funzionano in quella sfera. Devo stare attento. Momento Metal Gear, praticamente. Qualcuno riporti qui Sarin! Aiuto? Ci siamo. Ma sto soppressore dov'è? La vedo malissimo. Malissimo la vedo. Io andrei di pistola normale. Sapete che vi dico? So che sembra una follia, ma mi dà un grado di precisione che non ho con altre armi. Se posso sapere dov'è? Io ho paurissima di espormi. Fatti vedere. Oh, bene. Ok. Ma chi è? Aia. Lo spegniamo sto coso? Ecco. Oh. Ah, quello ce l'ha pure portato il soppressore. Tacci. Uno. Ecco, t'ho trasformato in una trottolina. E poi dov'è il tizio col soppressore portatile? Io direi di cominciare, tanto per gradire, così. Ma porca giuda, ancora vivo. Niente, non ce la farò mai. Vabbè. Nel momento clou. Pensavo che fosse morto, invece era ancora vivo. Maledizione. Maledizione. Oh no, ma perché questa gestione pessima dei checkpoint? La sorveglianza è stretta. Vabbè, alla burina, su. No, non se ne esce. Via, via, via. Ecco. Ora sì che si ragiona. Dunque. Meglio muoversi. Apertura. La possiamo fare, su. Dov'è il tizio quello? Ah, l'ho chiamato. Si è fatta leggermente brutta. Riusciamo a liberarcene rapidamente? Che sia morto? Si spera. Chi manca? Ah, ecco.
amico sul tetto. È diventato un fuoco d'artificio. Bene. Eri diretto alla festa. Ma cosa pensavi di fare? Dovevo raggiungere la Amaral prima che la stasi finisse e la Monarch mi notasse. Non è minimamente la strada giusta. Bene. Sì, portiamoci appresso l'amichetto. Il corpo dell'amichetto. E vabbè, già ho capito, mi sa. Qual è il problema? Deve esserci un modo per superare quel cancello. Fermo, fermo. No, è troppo corto. No, ho decisamente sbagliato. Allora, devo farlo uscire. Bloccarlo così. Se magari non vai sotto le scale ma sopra, mi butto. Ok. Bene. Ne siamo fuori. Teorica. Ah, aspettate un attimo. Joyce deve essere entrato per forza da questo accesso. Bloccate l'uscita. Vado da sotto. Signore, è certo di non volere supporto? Abbiamo visto tutti di cosa è capace Jack. Io sono l'unico che può fermarlo. Se arriva alla terra ferma, l'abbiamo perso per sempre. Bloccate l'uscita. Bene. Il tempo che si disgrega progressivamente qua. Oh, siamo alla festa dopo mille ore di ricerca. Salve. Beth dovrebbe essere qui intorno. Devo raggiungerla prima che sia troppo tardi. Porca puttana, qualcuno ha sparato a Ash. Non capisco che cazzo succede. Non riesco a chiamare. Fammi sapere se stai bene. Messaggio di testo scioccato. È il messaggio che è scioccato, non chi l'ha scritto soprattutto. Sì. Qualcuno ha sparato a Ash durante il discorso. Immagino si trattasse di Beth Wilder. Sappiamo entrambi che non è stata lei. Edge voleva seminare il caos nella Monarch. Il modo migliore per non destare sospetti? Fingersi un bersaglio. Ma che... Calma, piano, Jack. Jack. Ehi! Tutto bene. Sono io. Cazzo. Guarda che roba. Però ti piace lo stile? Questa gente non sa che ho mandato l'aria a metà del parco giochi di Paul. Sì, no, la Monarch lo sa. La mia copertura non reggerà molto. Sì, beh, non credo che ci servirà molto d'ora in avanti. Ok, la Amaral è da qualche parte nella villa. Dobbiamo trovarla. Con un po' di fortuna saremo fuori prima che se ne accorgano. Ok, sta vomitando? Boh. Una volta rapita, che facciamo? C'è un molo appena fuori dalla villa. Ok, potrebbe funzionare. Vediamo un po', ci fosse qualche fonte di crono, no, eh. Oh merda! Quel drone! Posto il momento sbagliato, letteralmente. Che gli devo fare io al drone? Jack, la dottoressa è lì dentro. Dobbiamo portarla via prima che il tempo riparta. Aspetta, c'è una fonte di Cronon che è più importante della dottoressa, decisamente. Arrivo. Piano piano. Al piccolo trotto. Sto arrivato, su. Jack, devi farla muovere prima che il tempo riparte e quel drone ci faccia a pezzi. Forza, dottoressa. Che cos'è stato? Cosa? Oh no!
Così non va, sta accadendo davvero. Tu sei Jack Jones. Sei qui per uccidermi. No, ma devi venire con noi, solo per la tua esperienza. No. Non era una domanda. Sta collassando. Con forza, muoviamoci. Dov'è quella barca di merda? Laggiù. Non avrei potuto usare parole migliori. Portala sulla barca, li distraggo. Oddio, via, forza, presto. Non riuscite a farla prendere. Merda, c'è più. Ma gli ho appena salvato la vita, perché si accolla la tipa? Ho superato le difese. Non lasciateli scappare. Qualcuno chiami subito a Sarin. Bene, i miei bersagli sono... Stanno sbarrando la chiusa. Se non la riapri, saremo bersagli facili. Cambio caricatore. Vabbè. Ci penso io. Alla prima occasione, tu scappa subito, ok? Muoversi, trovatelo. Alleato a terra. No. Non mi deve cecchinare. Hop. Hop. Funziona, solitamente in tanti giochi funziona quando ti fai vedere un po' e un... Uomo a terra, una vittima! Bene, via, 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 appena sparato! Dal cecchino, presto! Non... Ah, no, pessima idea! Vabbè, il cecchino l'ho preso, peccato che ci resterò malissimo adesso. Niente, tutti qua. Vabbè, il panico più totale. Non so neanche io come ho fatto a sopravvivere a quel pezzo. Allora, pessimo momento per farla la cosa, vabbè. Dov'è il gigante? Ah, t'ho chiamato. Ti prego resta. Oh, meno male. Allora, ce la possiamo fare. Non ci credo neanch'io che ce l'ho fatta, sinceramente. Devo aprire quella chiusa. Ma chi è che si sta accollando? Sono finiti. Aiuto. E tu come fai? Penso fosse tipo una mitraglia di quelle elettriche. No. Vai. Il nostro obiettivo era la dottoressa. So che farai il possibile per tenerla in vita. In qualche modo me la caverò. Il piano era semplice. C'era un ponte verso la terraferma. Contavo di superare ogni ostacolo piazzato dalla Monarch, rubare un'auto e tornare alla piscina. Ricorda che ci servi vivo per la prossima parte del piano. Vedremo come va. E io che devo fare? Combatti nel giardino. Se proprio devo. Ma perché mi sono... Udo. Se ne esco è una svolta. Piccole scariche, ma precise. Soprattutto precise. Allora, meno male che mi sono tenuto i barili esplosivi per terra. Che non ci arriva? Bene. Esplodi! Niente, non gli ha fatto niente.
Wow. Allora, io ne vedo un altro in lontananza però. Ovvero là, più o meno, dove sto puntando con la pistola dovrebbe spuntare una testa, che è quello lì, esatto. Mi sa proprio che è lui. Sarebbe conveniente, per usare un eufemismo, mettersi vicino a un altro. Eccolo. No, non è lui. Allora, questo ce lo teniamo. Posso anche fare così. Allora, quello grosso che sta arrivando, io faccio in modo che si avvicini ai barili esplosivi e facciamo come prima. Sperando che funga. Vieni, vieni. Non gli ha fatto niente manco a questo, vabbè. Ti prego. Ok. Addio. Però c'è pure un cecchino, se non sbaglio. O no? No. Sembra di no, però mi puntava prima. Ci stava. Quindi un bersaglio e basta. Vabbè, fugozzo, fugozzo, più veloce della luce. Più veloce della luce. Io volevo fare la cosa col cazzottone della morte, invece. La dottoressa al sicuro, per me era tempo di andare, ma avevo bisogno di un mezzo. Trova le chiavi. Una parola. Ok, è ora di filare via da questo posto. Parcheggi di scambio. Ah beh. Fatemi guidare per pietà. No, eh. Questa cosa che cresce dentro di me l'ho combattuta per 6 lunghi anni. La dottoressa Amaral stava lavorando a una cura per la sindrome da Cronon. Era l'unica in grado di sviluppare il trattamento che poteva arginare la mia malattia. Paul. E Jack me l'ha portata via. Come cazzo è possibile, Martin? Dimmi, come hanno fatto a rapirla? Paul, non cedere alla malattia. Sono dalla tua parte. Calma, va tutto. L'hanno presa. Senza Sofia non c'è modo di trovare una cura. Abbiamo fatto il possibile, ma nella Monarca ci sono forze che tramano contro di te. Per me Burke è solo la punta dell'iceberg. Qualcuno deve aver aiutato Joyce. Signore, abbiamo il portatile della dottoressa Amaral. È già pronto se vuole dare un'occhiata. Sì, vado subito. Voglio analizzare i valori di Sofia. Se ha ragione, la frattura si sta intensificando più velocemente del previsto. Tu conosci il futuro. La dottoressa no. L'arca non è ancora pronta per essere attivata, ma lei vuole convincerti a rivedere la tabella di marcia. Perché? Per indurti ad affrettare i tempi e commettere un errore? Potrebbe persino essere d'accordo con i traditori. Impossibile. Dove devo andare? Puoi passare l'intero piano su questo.
Ti scongiuro, Paul, rimanda l'attivazione. Lasciami risolvere il problema prima che ci sfugga completamente di mano. Come pensi di procedere? Qualcuno stava cospirando contro di me. Una persona molto vicina. Martinez, Sofia Amaral. Potevo fidarmi soltanto di uno di loro. Allora, vediamo un po' le scelte. Voglio che venga arrestata. Immediatamente. Signore, ho delle informazioni su Martinez. Per anni avevo seguito i consigli di Martin. Cominciavo a chiedermi se non fosse stato un errore. Io mi fido di Sofia. Non mi ha mai tradito. Io continuo a non fidarmi di lei. Da come guardava la contromisura, credo l'abbia già vista e sappia come funziona. Le ricerche di Sofia mi avevano salvato la vita. Non esiste lealtà più profonda. Oppure... Ok, dottoressa, è ora di aggiustare la macchina. Ho detto che ci proverò. Le prove giocavano a sfavore di Sofia. Non potevo ignorarle, nonostante quello che c'era stato fra noi. Sapeva che non puoi andare avanti senza quel trattamento. Quindi le ha rubate. Sapeva troppo, si era schierata contro di me. Avrebbe scatenato danni inimmaginabili. Sapete che vi dico? Io vi butto lì un bel sondaggio adesso. Sebbene molti di voi l'abbiano già finito, so che tra di voi ci sono parecchi che non l'hanno mai giocato questo gioco, per cui sarebbe carino scegliere insieme come andare avanti. Per cui votate in questo momento, apparirà un sondaggio in alto a destra: ci fidiamo dell'Amaral o ci fidiamo di Hatch? Fatemelo sapere attraverso il sondaggio, la prossima volta vedremo un po' come si modificherà la storia. Per cui ragazzi, niente, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!